Ciao, sono Daniele Doesn't Matter e benvenuti alla prima puntata di Sapevi Che? Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the tear. Sing with me, just for today, maybe tomorrow, good love take you away. In tantissimi mi avete chiesto di fare nuove puntate di 100 cose che non sai e vi accontento. Ma voglio espandere questo format in qualcosa di più curioso e più completo. E visto che siamo agli sgoccioli di Halloween, inauguro questo nuovo format con una puntata a tema. Come sempre, vi ricordo che ci vediamo in live su Twitch questa sera alle 21. Lasciate un like a questo video e benvenuti a Sapevi Che. Fare una fine da cani. Sapevi che il modo di dire fare una fine da cani nasce durante il Medioevo? Durante questo periodo i cani randagi erano visti come una minaccia alla salute pubblica perché diffondevano varie malattie come la rabbia. Così, per risolvere questo problema, veniva organizzata l'eliminazione sistematica dei cani randagi. Purtroppo questi animali non venivano uccisi con metodi rapidi e umanitari e tutto si trasformava in una sorta di esecuzione pubblica con cani che venivano impiccati davanti alla folla, lasciandoli ad una fine violenta, senza onore e spietata. Nel passare del tempo il detto è stato utilizzato per situazioni di fallimento e rovina. Da qui il modo di dire fare una fine da cani. La peste rossa della piaga danzante. Sapevi che la peste della danza del 1518 è uno degli episodi più bizzarri e misteriosi della storia? Nel luglio del 1518 a Strasburgo, l'attuale Francia, una donna di nome Frau Troffi, senza motivo apparente, iniziò a ballare freneticamente per le strade della città. Quello che sembrava inizialmente un comportamento stravagante attirò presto altri partecipanti. Nel giro di giorni centinaia di persone si unirono a questa danza sfrenata, incapaci di fermarsi. Alcuni di loro continuarono a farlo fino a morire di sfinimento o attacco cardiaco. Ancora oggi la scienza non è in grado di spiegare che cosa accadde, anche se sono state fatte diverse teorie. Isteria di massa, una forma di psicosi di massa scatenata da condizioni di estrema tensione psicologica portata da estrema povertà, malattie e carestia. Oppure la colpa viene data alla segale cornuta. L'ergot è un fungo che cresce sulla segale causando convulsioni e allucinazioni. L'ergot contiene sostanze simili all'LSD e in passato ha causato epidemie di fuoco di Sant'Antonio. Nonostante queste teorie, il fenomeno rimane un mistero. E la cosa ancora più assurda è che altri episodi di manie del ballo sono documentati anche in altre città europee durante il Medioevo e il Rinascimento. Tetrotonico. Sapevi che esiste una sequenza di quattro note che, se suonate in un certo modo, venivano considerate proibite dalla Chiesa? Il tritono, conosciuto anche come diabolus in musica, è un intervallo musicale formato da tre toni interi che creano una tensione che risulta sgradevole e instabile all'orecchio, al punto che nel Medioevo si pensava fosse in grado di evocare il diavolo. Questo intervallo suona spaccato e irrisolto, creando una tensione che spinge l'ascoltatore a desiderare una risoluzione. Tuttavia, questa sensazione di incompletezza e tensione generava un senso di angoscia così forte che la Chiesa scoraggiava l'uso del tritono nelle composizioni sacre. Oggi il diavolo in musica è diventato un elemento comune nella musica cinematografica, specialmente nei film horror. Le ombre fantasma di Hiroshima. Sapevi che dopo l'esplosione della bomba atomica a Hiroshima, alcune persone e oggetti lasciarono ombre permanenti sul terreno? L'intensa luce e il calore della bomba furono talmente potenti da bruciare tutto ciò che si trovava nell'epicentro. Il calore così violento causò un effetto particolare. Quando un oggetto, una persona o un animale bloccava la luce, il materiale circostante si anneriva, mentre le zone protette dall'ombra restavano intatte. Queste silhouette, chiamate ombre fantasma, rimangono come un'inquietante promemoria del disastro e del passaggio di chi si trovava lì in quel drammatico momento. La casa dei suicidi. Sapevi che sull'isola di Poveglia, vicino Venezia, si trova uno dei luoghi più infestati al mondo? Nel XVIII secolo un palazzo sull'isola venne utilizzato come ospedale psichiatrico. Secondo la leggenda, il direttore dell'istituto era un medico sadico che praticava lobotomie senza anestesia su molti pazienti. Le condizioni erano talmente terribili che numerosi pazienti si suicidarono gettandosi dalle finestre del palazzo. Oggi il palazzo è abbandonato ed è considerato uno dei luoghi più spaventosi d'Italia, famoso per racconti di fantasmi e fenomeni paranormali che continuano a circolare intorno alla sua strana storia. Il libro rilegato con pelle umana.
Sapevi che esiste un libro francese del XIX secolo rilegato in pelle umana? Si tratta di De Destinés de l'Âme, uno dei pochi esempi conosciuti di bibliopigia antropodermica, la pratica di rilegare libri con pelle umana. Questo testo, confermato scientificamente, rappresenta un'estrema manifestazione dell'ossessione per la mortalità che caratterizzava la letteratura dell'epoca. Questo è uno degli esempi più macabri e controversi della storia editoriale, legato ad un periodo in cui i temi della morte e della fragilità umana erano al centro della cultura letteraria. Le porte dell'inferno del Turkmenistan. Sapevi che nel deserto del Turkmenistan esiste una voragine infuocata che brucia incessantemente da 50 anni? Si tratta del cratere di Darvaza, meglio conosciuto come le porte dell'inferno. Questo cratere si formò accidentalmente nel 1971 durante operazioni di trivellazione per cercare gas naturale. Quando il terreno crollò, venne deciso di incendiare il gas fuoriuscito per evitare la diffusione di sostanze tossiche. Si pensava che il fuoco si sarebbe spento in pochi giorni, ma da allora il cratere continua a bruciare, offrendo uno spettacolo inquietante e surreale. I fantasmi elettronici della voce del popolo. Sapevi che una stazione radio russa trasmette misteriosi segnali da oltre 60 anni e senza che nessuno sappia il perché? Si tratta della frequenza UVB76, che iniziò a trasmettere negli anni 60 e continua ancora oggi. La stazione, conosciuta anche come The Buzzer, emette strani suoni, come ronzii e occasionali messaggi vocali criptati in russo. Nessuno ha mai scoperto chi la gestisce o quale sia il suo scopo, rendendo UVB76 uno dei misteri radiofonici più affascinanti e inquietanti della storia. E ancora oggi UVB76 continua a trasmettere i suoi misteriosi segnali, lasciandoci con una domanda: cosa si cela dietro questi inquietanti messaggi? Il mistero del vino nero di Cahors. Sapevi che il famoso vino nero di Cahors, prodotto nel sud della Francia, ha una storia avvolta nel mistero e nel macabro? Durante le guerre medievali si raccontava che i cadaveri dei soldati venissero gettati nei tini di fermentazione, infondendo una sorta di forza maledetta alla bevanda. Sebbene oggi questo rimanga solo una leggenda, il vino Cahors ha conservato la sua reputazione oscura e il suo sapore intenso e robusto. Ancora oggi il vino nero è famoso per il suo colore scuro e la sua storia inquietante che affascina curiosi e appassionati. L'urlo di Willem. Sapevi che l'urlo di Willem è uno degli effetti sonori più iconici e riconosciuti nel mondo di Hollywood? Dal 1951 questo iconico grido è apparso in centinaia di film, da Star Wars a Indiana Jones, diventando una sorta di inside joke tra i sound designer. Originariamente il suono proviene dal film Distant Drums ed è stato riutilizzato così tante volte che è ormai una tradizione nel mondo del cinema. Ogni volta che senti quel familiare grido, sai di essere davanti ad un piccolo tributo alla storia del cinema. Bene ragazzi, queste erano le 10 curiosità di oggi. Fatemi sapere nei commenti quale curiosità vi ha colpito di più e se avete voi delle curiosità, scrivetemele perché potrebbero diventare protagoniste in uno dei prossimi episodi. Noi ci vediamo questa sera in live su Twitch alle 21 e come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale, lasciare un like a questa puntata e noi ci vediamo venerdì con una nuova Try Not to Laugh Challenge. Un bacione alla mamma e California!